panorama spettacolare. Ma non è di là? Da guardare? No. Ah, sono là. Comunque io sta cosa devo... Come fate a essere lì ogni senza volta. Farsi vedere ogni volta così di soppiatto? Ti arrivano. Ci troviamo a Napoli, di nuovo amici miei. Te unisci fiorentino. Comunque magrezza perché sono un pelle ossa, se mi guarda, ah, non si vede nemmeno. Questa è cultura. Questo non sarà proprio un food tour, non vi farò vedere solamente il cibo tipico napoletano, ma sarà proprio il cibo porco, quello bello gagliardo, arrogante, potente. Che per mangiare pesante se chiami sempre me? Io spero che la nutrizionista non veda questi video. Questa è la famosa dieta napoletana, non c'è niente di meglio. Iniziamo. Andiamo. Dai. Si inizia così, subito di arroganza. Se hai saltato la colazione si inizia in media stress. Ma io non ho capito se si dice addomaston o addomaston. Io ho capito che qui si mangia dei bei paninozzi, altro che... Li vediamo comunque tra un po' come si la pronuncia. Vai. Panini alla brace. Non sono due panini, sono due mastini. Due panini alla brace a 8 euro, ma cioè qui dentro c'è un maiale intero, penso. Il peso specifico è importante, Abbiamo preso il maumaston con porchetta completa, bacon croccante, patata alla piastra e poi il mastone black con maialino, provola, bacon, cheddar e uovo. Ma mastone o mastone? O mastone? O mastone? Buon appetito a tutti. Ragazzi, che fotonio. È leggero, eh? Da dove si parte, descrivo? Da provola o da porchetta? Porchetta, chiaramente. Di Alterio. Da Alterio, top. Patate fresche, fatte da loro. La provola crea veramente la tana di Spider-Man. Sono veramente euforico. L'uovo è incredibile, sta benissimo. La porchetta si sente e l'hamburger, ecco cos'è che... Mamma mia. Però la cosa... più particolare secondo me dei panini alla brace è proprio il pane. Lui abbraccia tutti gli ingredienti, li avvolge, li mischia bene e però non ti dà noia. È vero, è un abbraccio. E dopo i paninozzi super arroganti di Addomaston si passa direttamente alla cena a base di carne. Speriamo, no, nel senso, okay, non si sa. Secondo me qui ci si fa del male. Il locale è la bistecca di Vincenzo Pagano. Si magna. Sa che vado di Carmelita. Non ho mai visto questa concentrazione neanche in un esame di maturità io. Prezzi che si aggirano massimo ai 12 euro credo, però tutti sugli 8-9 euro. Ragazzi, io ho visto i panini passare. Non sono panini, sono valigie. Arrivati gli antipasti, arrosticini abruzzesi, patate al forno, pulled pork e provola. Guardate bello tutto il grassellino fra i cicciolini di carne. Magnatele di Spider-Man, mamma mia. La provola comunque è patrimonio dell'UNESCO, Cioè... No, Lore, non hai idea di cosa sia il pulled pork, cioè... Assaggio e godi. Si squaglia in bocca. Questo pulled pork è no. Porchetteria d'Alterio. Hamburgerozzo arrivato. Deborah, mozzarelline fresche, pomodoro, hamburger da 200 grammi, prosciutto crudo e melanzane. Invece per il secondo round torno in Calabria. Questo qui è il calabrì con nduja, pomodorini secchi, hamburger, rucola e provola. A stratificazione direi che siamo messi bene, Pomodorini con la carne, belli succosi, unto arrogante e morsa abbondante. Guarda qui che stratificazione con l'anduia e i pomodorini secchi. La cosa bella di questo posto è proprio il pane che è morbidissimo e si morde proprio bene. Pomodorini secchi, belli saporiti, la provola dolciastra e poi arriva il pizzico anche io dell'anduia. Cioè guardate il pane quanto è morbido. Vincenzo Pagano ha provato di brutto. Seconda giornata di food tour qui a Napoli e ci troviamo sul lungomare della Mergellina per andare a fare una bella colazione con anche dei nuovi prodotti di Casa Infante, chalet Casa Infante. Si è espanso Casa Infante, è diventato veramente gigantesco. E ciò significa che ci sono anche più dolci dentro, 100 metri di dolcezza, bellissimo. Qui da Casa Infante abbiamo fatto forse il pieno, tutto quello che potevamo prendere. Abbiamo preso la nuova cheesecake che si chiama la spaccata. Che spaccata. Che spaccam. Che spaccam. Che spaccam. Che sarebbe questa cheesecake con sopra una cupoletta che riserva una bella sorpresa. Adesso vi facciamo vedere. Bel babà con crema di pistacchio e crema nel bicchiere, tutto bello stratificato. E poi una crostata al limone affogata. 3, 2, 1.
Oh mio Dio. Mamma mia. Oddio. Buon appetito a Titti. Wow 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 wow. Questa non è cucina, non è pasticceria, è arte culinaria. Guarda, io ho un'idea adesso, perché pensavo di fare raccattare questa, starla dentro la cioccolata. Ragazzi, e ci manca ancora il babà. È assurdo. E poi anche ludica che devi spaccare. Questo dolce, se posso, mi ha dato un grande insegnamento, perché talvolta nella vita, per ottenere grandi risultati e goderne, bisogna fare lavoro duro. Bisogna spaccare, come abbiamo fatto qua. La cheesecake era così buona che, cioè, bisognava complimentarsi direttamente di persona. Con ufficializziamo con la stretta di mano. Esatto. Dei complimenti, allora. Avete spacchi, cioè, ti sei riuscito a spaccare. No, è ludico e buono, meglio di così. Passiamo all'ubaba, scava. C'è una festa nel mio palato, nelle mie... tutta questa parte scoppiettano. Allora, anche per me questo qui è la prima volta che mangio un bel babà nel bicchiere e voglio affondare tutto. Wow, è toccando all'inferno, cioè il girone degli otti proprio. Bimbo, è buono? Com'è che mi chiamo io? Ciao Franci. Babà morbidissimo, si squaglia in bocca, il rum è perfetto. La crema, c'è il limone, dolce. Io pensavo di aver assaggiato cibi top qui a Napoli, ma siamo solamente all'inizio, purtroppo. Secondo me, cioè, dovrò costare qui almeno un mese. Oddio, no, se non l'avete provato non potete capire. Allora, Casa Infante è famosa per le sue combinazioni, mi dicevi anche. Sì. Che mi ha fatto provare la crostata al limone nell'altro episodio, col crema al pistacchio. Qui abbiamo... cioè, che fai? Babà. E qui si mette il caramello. Ma il cioccolato anche? Se ci riesci a prendere, va. Buon appetito a Titti. Poi ci dai servizio. Vediamo se ho capito, è un prastocchio così ampio in bocca, però tutti i sapori li sentivi chiaramente tutti: il babà, la crema al pistacchio, la crema al caramello e il cioccolato. Ho detto bene? Dico solo una cosa, shock culinario. Abbiamo preso di nuovo la crostata al limone per farla assaggiare il buon Lorenzo, che non l'aveva mai provata. Sì. Dopo i dolci di Casa Infante, con i quali ci siamo deliziati la bocca, orgasmi, shock culinari. A me mi ha aperto lo stomaco. Infatti, quindi... dai, ci sta. Adesso pranzettino da Tres Bon. Oh, ma che la pronuncia proprio zero. Très bon. Ah, très bon. È tipo très bien, una cosa del genere, penso. Vediamo un po' cosa ci offrono, fra hamburgerozzi, patatine, vediamo un po', sono curioso. Anche adesso facciamo la dieta. Dai. Mediterranea. Antipasto, si inizia subito con le proteine, come piace a me, con una bella tartare di vitello marchigiano, una bella burratina sopra, germogli e crostini. Elegante, ma anche super botte di freschezza. Bellissimo. La palla mi sta scrivendo tipo record incredibile, grande, va a Napoli. Buona puntina di limone, la freschezza della burratina. Carne rossa si squaglia in bocca, col croccante poi del crostino. Come primo la pasta allo scarpariello, pasta da tradizione povera dei calzolai qui di Aversa, proprio quindi una pasta tipica, infatti Très Bon si trova vicino Aversa, comprende pepe, pecorino, parmigiano, peperoncino e poi pomodoro. Pecorino, pomodoro, peperoncino, ti rimane il pizzicantino del peperoncino in bocca che insieme al pecorino, bello dolciastro, fa un bel lavorettino. Andiamo in scioltezza. Alcuni fanno così.
e vi ho detto tutto. Come secondo proteine, cioè questa costata di pezzata rossa, c'è un po' il sentore di casa toscana, la ciccia, ciccetta buona, buona pesuta a titti, crosticina esterna, il dentro è storia. Sì, però non è giusto che qui a Napoli ci avete pizza, bistecche buone, lasciateci un po' il resto d'Italia, dai. Lore, non è che non avevamo detto di smetterla? C'è solo pizza? Avevamo detto di smetterla in realtà, però non so cosa è successo. Insalatona di farro. Ok. Patate fritte con fonduta di formaggio e bacon croccante e poi una bella frittatina brontese, grana di pistacchio, pesto di pistacchio e mortadella. Ti rubo la scena. Buon appetito a tutti. Mangio tutta. È un'esplosione di sapori, incredibile. Pesto di pistacchio, granella di pistacchio, mortadella, provola, si sente tutto. Super saporito il pesto. All'interno quei bucatini diventa una crema. Adesso passiamo alle patatozze. Affondo la forchetta e quello che è piglio. Non capisco se le patate sono le patatine o il bacon, che è così croccante che sembra veramente una patatina fritta. Adesso sì che si ragiona, una bella pizza contemporanea con il cornicione bello alto, bello spesso, con base rossa, con pomodoro, prima cotto alla brace, poi frullato, mozzarella fior latte, pesto di basilico, pomodorino giallo confit e poi in mezzo una bella burrata. Cos'è questo dolce dentro? No, è fantascienza. Allora, io voglio fare una cosa per adesso. Io per fare un bel cannolo. Boia, il cannolo di pizza. Non avevo mai visto una cosa del genere. Il miglior modo per sfruttare il cornicione alto questo. Impasto super soffice, leggero. Una pizza sopraffina. Quindi adesso sappiamo che a Cercola abbiamo una pizza. Punto di riferimento. Lievito zero a Cercola, devo dire, veramente una bella scoperta, molto soddisfacente. Passate a provarlo, dai. Veramente buono. Allora per il secondo round, seconda pizza. Dai. Andiamo, va. Sei spicchi. Apriamo solo noi questa volta. Sì, infatti. Vabbè, dal lievito zero alla pizza, sei spicchi. È un attimo. Di nuovo la prima. Andiamo, sono stanchi. Ah, il rutiello. Cos'è? È una cosa da mangiare immediatamente. Per la porcellina, patate di Avezzano cotte su brace, porchetta d'Alterio, provola, melanzane siciliana, funghetto, pomodorini. Se... è già nostra. Ce l'ho qui, già, no. Qua. Ce l'ho già qui. Dai, oh, dai. Mentirei se vi dicessi che non sto sbavando di fronte a questa pizza nel rutiello, che viene fatta nei panifici, quindi dentro questo tegamino che dovrebbe risultare morbida e croccante. L'apoteosi della bontà. Qui appunto abbiamo una bella pizza con fior di latte, porchetta di porchetteria d'Alterio, patata al forno e poi melanzane col sughettino bello di pomodoro. Alla grande. Sono curioso di assaggiare questo padellino. Ma l'impasto, cioè, questa cottura, non lo so, boh, particolarissima. Si sente la porchetta, buonissima. Con la patata ci sta alla grande. E quella melanzanina a funghetto sotto, dolcina che ti prende per mano. Così scende giù nello stomaco. Già io apprezzo tantissimo il fatto che è una pizza che non si trova a giro. Questa pizza è il rutiello. La prima volta che la trovo, il sotto, la base è bella croccante. Su una fetta pesa quanto una pizza intera. Buon appetito a tutti. L'impasto bellissimo che è fino, sotto croccante. Lo rende come se fosse un panino quasi. Questa qui è la pizza perfetta di quando hai fame, vuoi fare una bella cena, sei indeciso fra un panino e la pizza.
La vorrei trovare molto più spesso una pizza così a giro. Pizza di Rutiello, no, sono una nuova passione da coltivare, da cercare in giro per l'Italia. Anche la seconda cena è andata e in chiusura ci hanno detto che il mercoledì fanno pizza all you can eat. Ah, vero? Qui che zona siamo? Somma Vesuviana. Cioè, chi si trova in zona, ragazzi, mercoledì qui c'è da fare attestate, bisogna male. Entrare per forza. Tanto è 10 euro all you can eat di pizza, frittini. Non ha senso. Tu, cioè, sai che qui bisogna tornarci mercoledì. Il mercoledì, va. Eh. Noi ci vediamo domani con la conclusione del food tour. Ah, buongiorno, benvenuti in questa terza ed ultima giornata di food tour qui a Napoli. Oggi per me, che sono un amante del dolce, si inizia veramente a bomba con Poppella e ovviamente i fiocchi di neve. Altro che prodotti Apple. Qui abbiamo preso l'assortimento completo, ovvero due classici, due al pistacchio e una alla cioccolata che non ho mai provato. Io direi di iniziare con i classici. Andiamo. Mi scoppietta tutto. Di solito sono qui, adesso tutto. No, mio ragazzi, Dio. È qualcosa di... Questa è libertà. Vai, bimbi, vai, bimbi. Sono pieno di brividi, sono un brivido. Non l'avevo mai provato. Buon appetito a tutti. La crema al latte. Orgasmo culinario. Wow 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 wow. Adesso proviamo questo qui al cioccolato che non l'ho mai provato. È tipo una mousse al cioccolato, quasi semifreddo. Tanta roba, cioè. Wow. La classifica per me è crema al latte, cioccolato e pistacchio. C'è il rischio che io possa finirmene tipo un centinaio di questi fiocchi di neve. Ma sai che? YOLO, si vive una volta sola. Oh mio. Stavi parlando di me? È una roba allucinante. C'è un'esplosione di crema in bocca proprio. Senti l'involucro che esplode. Sciottateli. Sciottate i fiocchi di neve, fidatevi di me. Cisbu, in provincia di Caserta. Il Neapolitan fast food. Il fast food tutto napoletano. Bellissimo, non ho mai visto una cosa del genere. Sono curiosissimo. Vediamo un po' che ci preparano. Qui abbiamo optato per un bel cestino di pollo fritto con nuggets, alette, cosciotto di pollo, un triplo hamburger con cheddar, bacon e salsa cheeseburger e poi un salvaspicci, ovvero un bel painozzo con le polpette della nonna. La cosa bella è che i prezzi si aggirano tutti intorno agli 8 euro, il panino con le polpette costa 2,30 euro, mentre tutto il cestino di pollo 8 euro, quindi i prezzi che veramente fanno concorrenza ai più costi fast food che si trovano a giro. C'è anche il refill di bibite gratuito. Wow, questa è un livello troppo alto per me. Vado a inzupparlo un po' perché necessita. Cioè, a vederlo qui sembra un fast food, a parte esteticamente bellissimo, però con quel pizzico di italianità. E questo mi piace un sacco. I prodotti si sente che sono veramente buoni e la carne è particolarmente buona. E questo è un punto a favore, insieme a questo bun che è pane briochato, che è eccezionale e regge tutta la struttura. Painozzo con le polpette. Polpette, queste qui fatte a loro nel calderone. È una cosa molto piacevole da trovare in un fast food questo qui. Come si lega la tradizione napoletana con questo format del fast food? Dai, yeah. Polpette belle carnose, tenerine, belle sugose anche. Parere personale, preferisco questo a quelle di prima. Semplice, tradizionale, economico. Buono, buono, buono. Volevo provare anche un'altra cosa. Mi sono preso la Coca Zero e il free refill. Non è anacquata, questa è tutta bibita. Buono, io direi che si può andare. Painozzo di polpette e bibitozzo. Oh, cioè, davvero un bello calino Cisbu, eh? Pazzesco. Ma che soddisfatto? A me queste realtà così fanno impazzire, cioè... Porca vacca, allora, il dolce! No, aspetta. No, 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 no! Ci penso io, c'ho la soluzione.
Metti la cintura. Lore, la soluzione a tutto. Metti la cintura. Che ci combini con la food car? Lascia fare a me, o frate. Guarda là, leggi lì. Drive. Tech, menu. Fammi scegliere, fammi scegliere. Che cosa vuoi? Dessert? Che c'è di dessert? Dessert c'è, aspetta. Bischè, ice cream, cheese toast, muffin, donuts. Io farei un bel... Milkshake. Sì. Vai. Procediamo. Sì, ciao, siamo i ragazzi che eravamo prima a pranzo. Ci siamo scordati il dolce. Volevamo fare un milkshake. Come si chiama? Oreo. Ecco. Perfetto. Voilà. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Grazie. Ciao. Dimmi che non trovo le soluzioni a tutto. Ullala. Ti è milkshake con la panna all'oreo. Oh, esattamente quello che ci voleva. Fast food tutto italiano, tutto napoletano. Comunque vedi, è incredibile. Nel food questo popolo ha davvero una marcia in più, secondo me. È assurdo. Allora, la situazione è la seguente: Cisbu doveva essere l'ultima tappa di questo food tour a Napoli, però ci trovavamo nei pressi di Casal del Principe, Casal di Principe, e alcuni di voi mi avete segnalato. Non è vero, ragazzi, mi ha fatto venire apposta. Siamo qui vicino, a 20 minuti. Alcuni di voi mi hanno segnalato un dolce unico di queste parti, ovvero il Rocco Babà, fatto dalla pasticceria di Emilio. Perciò credo che nessuno l'abbia mai fatto vedere su YouTube e ci sono io qui per voi. Il Rocco Babà sarebbe un semifreddo a base di babà e crema al cioccolato. Dolce dedicato allo stilista Rocco Barocco, che quando lo assaggiò gli piacque così tanto che non poteva più farne a meno. Andiamo al taste test. Cioè, sono venuto qui apposta per questo comunque. Cioccolato all'esterno e dentro cuore con la crema. La crema al cioccolato all'esterno è bella glassata. Un altro grande amante del Rocco Babà era il malavitoso Antonio Lovine, che fu arrestato grazie a un intercettamento di una chiamata per ordinare il Rocco Babà. Perciò il Rocco Babà è anche un supereroe. Buono, sono felice di avervi fatto vedere un dolce nuovo che non si era ancora visto. Perciò da qui, da Casal di Principe, con la mitica guarda food questo, car dietro tutta che ci ha accompagnato roba. Un ma, po' cioè, ma ti sembra in modo? Hai lasciato tutta la roba in mezzo? Questo qui è il bottino che ci portiamo via. Guarda qua. Cioè, ma te leggero leggero, a telecamerina appoggiata, a me un chilo di roba. Io penso che questa qui sia proprio il simbolo che rappresenti l'accoglienza del Sud Italia. La felicità. È assurdo come ci hanno trattato tutti i locali, tutti i proprietari dei locali. L'altruismo, c'è un sacco di aggettivi che possiamo dargli. Perciò qui bisogna ringraziare tutti i locali che ci hanno ospitato, che ci hanno invitato, che ci hanno nutriti. E che ci hanno anche dedicato del tempo, perché non è solo che siamo andati mordi e fuggi, ma abbiamo parlato con un sacco di loro. È stato bello conoscere i prodotti. Proprietari, storie in nuove aperture che hanno sfidato pandemia, guerra, insomma tanta roba, e complimenti a tutti i locali che siamo andati a trovare. Perciò io direi che possiamo anche salutarci. Io spero che questo video vi sia piaciuto, speriamo di avervi fatto scoprire dei nuovi locali molto interessanti, e che dire, noi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Saremo anche più magri forse. Speriamo, dai. Bene. Bisogna smaltire tutto. Ciao.